Incredibile, Giulia De Lellis diventa opinionista. Giulia De Lellis è approdata nel dating show Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice dell'aitante tronista Andrea Damante. Già dalla prima presentazione, Giulia De Lellis si è distinta dalle altre corteggiatrici per aver detto schiettamente e senza peli sulla lingua al tronista che è uno stolto. Giulia inoltre, sapendo che Andrea ha una carriera brillante come DJ e che è benestante, durante la prima esterna gli ha fatto fare un giro per Roma con una 500. Damante dunque è stato conquistato dalla diversità della De Lellis, con la quale ha spodestato l'ormai dimenticata Laura Frenna. Ai telespettatori di Uomini e Donne la coppia formata da Giulia e Andrea piace, ma c'è anche chi non sopporta il carattere arrogante di lei. Ricordate quando la De Lellis e Damante, dopo la scelta, furono ospiti di Uomini e Donne e che lei costrinse il tronista Claudio D'Angelo ad eliminare Annunziata, la quale corteggiava non solo lui ma anche Riccardo Gismondi? In quel momento sembrava essere diventata lei la conduttrice di Uomini e Donne. Successivamente, la paladina della giustizia, Giulia De Lellis, si è ritrovata a difendere il suo fidanzato dalle grinfie di Asia Nuccetelli, i quali partecipavano al reality Grande Fratello VIP. Come se non bastasse, Giulia, oltre che nella casa, si è scontrata in diretta nella trasmissione di Barbara D'Urso, Pomeriggio 5, con Antonella Mosetti e la figlia, sempre per la questione di Andrea. Anche qui l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto in malo modo ad Alfonso Signorini. In quell'episodio però la ragazza si è riservata da rispondere e l'opinionista gli ha recriminato il fatto che probabilmente ne avrebbe parlato ampiamente della questione in trasmissione dalla sua amica Barbara D'Urso. Giulia ha replicato dicendo che la redazione di Pomeriggio 5 è stata la prima a contattarla e che quindi dà l'esclusiva a loro. Dopo questa presa di posizione, la De Lellis è stata presa sotto le ali da Barbara D'Urso. Ed indovinate un po'? Giulia De Lellis è diventata la nuova opinionista della trasmissione Pomeriggio 5. C'è da dire che la D'Urso l'ha pensata proprio bene nell'inserire a Giulia nella sua equipe, considerando che l'ex corteggiatrice è seguita sui social da innumerevoli fans. La De Lellis, dunque, prende il posto dell'opinionista Carina Cascella? Secondo voi Giulia è in grado di fare l'opinionista in un programma pomeridiano di punta? Attendiamo il vostro parere. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.